Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo ed entusiasmante video. Qui si passa dal Grand Teton National Park finalmente all'attesissimo Yellowstone National Park. Qui la fa da padrone il bosco ed il verde e questi incredibili fiumi che sfociano in delle mega cascate con un bosco intensissimo. La strada è piacevolissima e ricca di scorci fino ad arrivare poi a tutti i geyser che ci sono all'interno del parco e che vanno assolutamente visitati. Bene, andiamo. Ma no, perché il bello di Yellowstone, no? È che fa caldo. Fa anche caldo, cioè non fa neanche tanto freddo, e... vero Anna? No, infatti. Il clima è ideale. Il clima è ideale. Poi non c'è neanche la neve. Cioè, non è che... D'altronde siamo a 7000 piedi di altitudine. D'altronde quasi vorrei dire che siamo a giugno e andiamo via a fare il nostro tour di oggi. Siamo arrivati al West Ham. Qui i colori delle vasche dei geyser hanno un colore azzurro intenso. La temperatura dell'acqua può arrivare addirittura a circa 100 gradi a causa ovviamente delle sorgenti vulcaniche del sottosuolo. Tra le varie vasche, diciamo che spingendosi verso il lago di Yellowstone, spicca il Fishing Cone, che non è altro che un piccolo vulcano che a volte è semi sommerso. Qui c'è un fortissimo odore di zolfo e le nuvole di vapore creano un paesaggio veramente alieno ed affascinante. A Yellowstone ci sono circa 500 geyser, ma il più famoso è l'Old Faithful. Con le sue eruzioni e spruzzi arriva anche addirittura a 40 metri di altezza e a spruzzare 30.000 litri di acqua. È sicuramente quello che più emoziona, è uno dei pochi geyser che ha una prevedibilità sulle eruzioni. Senti che calore che arriva tra l'altro, Luca. Stiamo entrando nel Old Faithful Inn, un enorme albergo completamente costruito in tronchi di legno. È il più grande al mondo con queste caratteristiche.
Al suo interno ci sono diversi ristoranti e bar. L'albergo conta più di 300 camere da letto ed è stato costruito nel 1903. Completamente in legno. Mi fa impazzire sta cosa. Intanto è gigantesco questo orologio, meraviglioso. Ma che roba! Attraverso questo sentiero arriviamo al point view del Grand Prismatic, definito da molti una delle meraviglie naturali più belle in assoluto, la terza sorgente di acqua calda per dimensioni al mondo. Ti ipnotizza con i suoi colori, da un azzurro intenso al giallo al rosso. Si può visionare dall'alto o dal basso, passeggiandoci accanto grazie alle passerelle pedonali. 90 metri di diametro e 50 metri di profondità. A creare questi colori sono i batteri termofilici che popolano l'acqua a 90 gradi. Volevi lo sfondo del desktop, si può fare il video del desktop. Quando parti per una bella passeggiata nel parco di Yellowstone, in un trekking abbastanza, diciamo, in un sentiero abbastanza tranquillo, e ti ritrovi un osso spolpato chissà di quale animale e chissà quale animale l'ha mangiato, l'unica cosa che ti fa stare tranquillo è che l'animale, qualunque fosse, ha già mangiato. Bene, continuiamo. Questo è un fiume e questo che vedete, questo ruscello qua, invece è a una temperatura di circa 80 gradi, 100 gradi, forse più su anche più calda, però abbiamo provato a toccarla qui e si riesce quasi a toccare, e c'è tutta l'acqua che viene giù, è tutto un colore incredibile e il fumo che fa, bellissimo. Thank you.